Buongiorno amici di Motori Online, oggi ci troviamo sul bellissimo lago di Garda per la presentazione del nuovo Jeep Cherokee Trailhawk e nel frattempo, mentre aspettiamo l'inizio della conferenza stampa, ho deciso di farmi un giro con la sua sorellona, la Grand Cherokee Supercharge Trailhawk. Che macchina, ragazzi! V8 sovralimentato EMI da 6,2 litri. Questa è una vera belva, non è un SUV. Appena ci si mette al volante di questa Trailhawk, appena la si mette in moto, si capisce subito che si sta guidando una vettura studiata appositamente per la corsa. Ma la prima conferma arriva quando trovi una strada vuota davanti a te, senza limiti di velocità, e fai da 0 a 100 in 3 secondi e 7. Ovviamente non mancano tutti i comfort interni, come il grandissimo schermo centrale che comanda anche il launch control della macchina. In più ci sono tutti gli aiuti alla guida che possono anche essere disattivati. Appena la si prende in mano, anche solo per 5 minuti, si capisce che si sta guidando un eccesso di potenza, un eccesso di design, un eccesso di tutto. Ovviamente non manca il selettore di guida, ma devo dirvi che tra le varie modalità, per mezz'ora di test drive l'ho tenuta sempre su track. Comandi al volante, pinze Brembo, vuoto sovralimentato, una musica pazzesca, non ti ferma più nessuno. Ed eccoci finalmente arrivati all'evento, da qui partiranno tutte le varie macchine Jeep che faranno un percorso appositamente studiato per farci divertire. Nello specifico andremo in una bellissima cava di marmo e con queste bestioline qua dietro sono sicuro che ci divertiremo un sacco. Jeep ha voluto dare il benvenuto nella famiglia Trailhawk 2019 alla Cherokee partendo dalla comodità. Infatti le plastiche, la pelle, l'infotainment e tutti i pulsanti facilmente raggiungibili rendono la guida davvero confortevole. Partiamo dagli esterni. I gruppi ottici davanti allungati ricordano un po' la forma di uno squalo. La struttura in generale è stata rialzata di 2 cm rispetto alla versione Cherokee normale. In generale, guardandola da fuori, si capisce che è una vettura da fuoristrada. Passando agli interni, ovviamente la prima cosa che si nota è lo schermo centrale da 8,4 pollici, che ovviamente supporta Android Auto e Apple CarPlay. L'infotainment è reattivo e la navigazione nei menu è facile, ottima cosa. L'ambiente in generale per le lunghe tratte e anche per i tratti più sterrati risulta confortevole e questa è davvero un'ottima cosa se non si vuole perdere la potenza, rimanendo comunque confortevoli. Sotto questo cofano si nasconde un motore da 2 litri che con 270 cavalli e 400 Nm di coppia fa il suo lavoro in qualsiasi tipo di strada e quando gli chiedi una spinta in più riesce a dartela. La sensazione mentre si guida è quella di avere una macchina molto solida, sia su strada che negli sterrati che sotto la neve. C'è ovviamente il selettore delle varie modalità di guida, tra cui auto, snow, mud, sport, ma soprattutto rock, la modalità più dura di tutte. Mi è assolutamente piaciuto il restyling esterno ma anche interno nell'infotainment della vettura in generale e la reattività sugli sterrati per una macchina del genere per affrontare salite piene di fango è veramente notevole. Non mi è invece molto piaciuto il funzionamento del cambio a 9 rapporti automatico che tra una marcia e l'altra fa un po' di fatica a ingranare. Della nuova Jeep Cherokee Trailhawk ci piace soprattutto il duplice animo, davvero fuoristrada ma anche da SUV cittadino. Non possiamo non menzionare anche la buona coppia già dei bassi regimi e l'ottima stabilità per la sua categoria. Purtroppo però per così tanta potenza ci vuole anche un motore all'altezza e quindi Jeep Cherokee Trailhawk paga l'ecotassa. Un altro punto a sfavore è il cambio poco reattivo, soprattutto quando si passa in manuale.
Insomma, la nuova gamma Trail Oak sa come emozionare qualsiasi guidatore. Da Motore Online è tutto. Noi ci vediamo al prossimo test drive.